Dopo un'intera giornata vissuta sulla flotta dei 34 gommoni messi a disposizione della The Venture Club di Foggia, Valentina Del Carmine ci racconta i momenti della premiazione dei bambini dell'ABC. Il sole è ancora alto sull'orizzonte azzurro, quando gommonauti e ragazzi dell'ABC fanno ritorno presso la sede della Lega Navale di Vieste. Il ricordo di una giornata indimenticabile è stampato sui volti dei protagonisti, stremati da tanta emozione, ma pronti a rivivere l'entusiasmante avventura in mare. Alle 18 i ragazzi dell'ABC, gli infaticabili volontari e tutti i gommonauti che hanno reso possibile questa iniziativa vengono fregiati singolarmente di una medaglia luccicante. Francesco Aliota, presidente della Lega Navale di Vieste, racconta a Movida le sensazioni vissute da chi ogni anno resta abbagliato da tanta solidarietà. La manifestazione Mare Senza Barriere era ferma da 2 anni e Marcello Cavallo ci ha detto di questo fatto. Allora abbiamo preso subito in mano l'anno scorso la situazione e abbiamo deciso di farla più bella. Infatti è una 2 giorni la festa di ieri dedicata esclusivamente ai ragazzi e l'uscita in mare di quest'oggi che abbiamo fatto insieme. Le nostre sensazioni sono sensazioni fantastiche, perché vivere questa giornata insieme a ragazzi che non hanno mai avuto questa esperienza è un qualche cosa che dà soprattutto a noi, oltre a loro, sì, infatti, è molto bello. Per Marcello Cavallo, presidente dell'Adventure Club di Foggia, e per i suoi compagni di numerose escursioni a bordo di un'imbarcazione, Mare Senza Barriere è stata l'imperdibile occasione per vivere la sfida più emozionante. Mare Senza Barriere è una delle manifestazioni che l'Adventure Club di Foggia organizza e porta avanti appunto da 9 edizioni. È una manifestazione che ci impegna molto, è sicuramente tra le più intense che noi facciamo. Siamo appena rientrati da un lungo ride in Croazia, però posso dirvi che questa sicuramente ci tocca di più, però ci rimane nel cuore e non riusciamo a non farla e non riproporla. Siamo riusciti, non so come, a mettere su 32 imbarcazioni, 32 gommoni, una cinquantina di ragazzi disabili con accompagnatori, avevamo i gommoni strapieni, però il Gargano, il nostro mare, per fortuna ci è stato amico e quindi è andato tutto bene. Poi siamo, come dicono i ragazzi che ci cantano la canzone, gente di mare, siamo gente di mare, per cui siamo molto sensibili a queste cose qua e ci rimane. Walk a mile with a smile, I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back, I don't know anyone around here, but I'm safe this time, 'cause when you I'm not afraid to.
E con la premiazione dei bambini dell'ABC termina la nona edizione di Mare Senza Barriere, una giornata emozionante all'insegna della solidarietà, organizzata dall'ABC, Associazione Bambini Celebro Resi, e resa possibile dalla The Venture Club di Foggia, in collaborazione con la GEMA e Villa Igea. Noi di Movida vi diamo appuntamento all'autunno prossimo, godetevi l'estate, ciao! A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne fredde e gialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente che va, quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, guarda l'orizzonte se ne va. Gente portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.